Questo è del poeta, è Miyakawa Shoken ed è del 1726. Rendo la terra e l'acqua, il fuoco, l'aria che mi sono stati prestati. Chi non possiede niente non ha rimpianto. Questo invece è di una poetessa degli inizi del Novecento, Yamakawa Tomiko, morta giovanissima, 26 anni, che però aveva fatto in tempo a diventare una delle penne di punta. Un'altra volta donna voglio nascere nella prossima vita e innamorarmi dei fiori e farmi incantare dalla luna. Gisei in giapponese significa l'ultima poesia. Sono le poesie dell'addio che per secoli hanno rappresentato una tradizione dei giapponesi in punto di morte. La piacentina Ornella Civardi, da anni appassionata della cultura nipponica, ha fatto scorrere questo sterminato repertorio di versi e ne ha racchiuso un'affascinante selezione in un volume che verrà presentato sabato 8 aprile alla Passerminandi con un reading. Saranno protagonisti, oltre all'autrice, i ragazzi del liceo Gioia che frequentano il corso di giapponese e il gruppo musicale Celeste Loto. Io conoscevo da sempre, da quando mi occupo di cose giapponesi, questa tradizione antichissima, straordinaria, tutta giapponese, credo, perché non ho notizia che in nessun altro popolo abbia coltivato questo tipo di pratica così con tanta sistematicità. Hanno anche un nome queste poesie, sono poesie composte in punto di morte. La passione di Ornella Civardi per le tradizioni giapponesi ha dato vita anche ad un'associazione. L'associazione si chiama Nichii Studio, che è un po' difficile. Nichii vuol dire italo-giapponese in giapponese. Abbiamo cominciato con dei laboratori di Sumie. Il Sumie è la pittura a inchiostro tradizionale, però in agenda ci sarebbero anche laboratori, per esempio, di origami, di washi, che è la carta tradizionale, quella che volgarmente si chiama carta di riso, di watoji, per esempio, che è invece la legatoria tradizionale, un modo molto raffinato, molto elegante di mettere insieme le pagine, calligrafia, forse qualche degustazione di sake.